Ma come? Ha già vendemmiato? Abbiamo già iniziato a tagliare un po' di vermentino. Non era completamente maturo, comunque era già di qualità soddisfacente, ma se non l'avessi tagliato io me lo tagliavano i cinghiali. Ci sono le premesse perché venga un buon raccolto. Non è ancora terminata la questione, bisogna ancora aspettare. Se adesso venissero delle piogge esagerate, farebbero dei danni. Ecco la quantità e la qualità. La qualità adesso promette di essere ottima qui in questa zona, perché comunque la sete non l'abbiamo patita più di tanto. La quantità è discreta. Si parla tanto della malattia della vite. Ma la flavescenza dorata o moria della vite? È una malattia provocata da un fitoblastoma, che sarebbe una specie di batterio primitivo, che si insedia dentro le viti, causandone l'occlusione dei vasi linfatici interni. È veicolata, cioè trasportata da vite a vite, da un insetto, lo Scaphoideus titanus, senza il quale la malattia non progredisce. A tutt'oggi la terapia consiste nel cercare di eliminare, o perlomeno di ridurre drasticamente, questo insetto. Adesso sembra che sia in fase di rallentamento. Quindi sono in pericolo varie qualità di vino anche come Busetto e altri. Vede, da noi in Liguria c'è la particolarità che esistono tante varietà di pregio che sono un po' dimenticate e un po', come dire, nascoste nei vigneti vecchi, spesso curate anche da persone anziane. Ora, questi vigneti qui, se dovessero essere distrutti dalla flavescenza dorata, c'è il rischio di perdere anche queste varietà tipiche locali.